Paolo Arrigoni, che cosa ha detto il ministro durante l'audizione alla Commissione Schengen? Ha parlato di politiche buoniste, parlando del prossimo semestre europeo guida italiana, ha parlato di Europa come spazio comune per l'immigrazione, ha parlato di immigrazione come risorsa per il nostro paese, ma ha eluso le domande che gli ho posto in ordine per esempio all'alto flusso di migrazione, per esempio portato dall'operazione Mare Nostrum, che è nato nell'ottobre del 2013 dopo il naufragio a Lampedusa, con lo scopo di costituire un deterrente e un blocco contro le organizzazioni criminali che sfruttano la tratta degli esseri umani. Peraltro anche lì il ministro Mauro aveva parlato di un costo mensile di 1,5 milioni di euro. In realtà l'operazione Mare Nostrum si sta dimostrando un vero e proprio fallimento, perché i migranti sono aumentati di 10 volte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e studi dicono che i costi sono decuplicati rispetto a quanto previsto. Peraltro si sta anche smantellando tutto il sistema dei centri di identificazione ed espulsione, i centri di prima accoglienza, il luogo dell'individuazione da parte dei prefetti, a cui il ministro degli interni fa delle imposizioni di trovare dei punti di accoglienza che poi sono a hotel anche a 3 o 4 stelle, dove poter ospitare questi migranti, peraltro solo la scorsa notte ne sono arrivati oltre 1000 migranti che costano alla comunità quasi 50 euro al giorno e guardando solo ai quasi 12.000-13.000 che sono arrivati all'inizio di quest'anno si sta parlando di circa 600.000 euro al giorno che lo Stato italiano deve trovare a finanziare. In che modo quindi ha eluso le domande? Ma perché sull'operazione Mare Nostrum e anche su quale politica il governo intende fare sui centri di accoglienza ha detto che queste sono materie di competenza del ministro dell'interno Alfano, che peraltro arriverà in comitato Schengen il prossimo martedì. Io rifarò a lui le stesse domande. Ho posto poi al ministro Mogherini un'altra domanda che pensavo fosse di sua competenza, ovvero sia sovrappopolamento delle carceri, no? In questi 2 anni hanno tenuto banco 4, anzi 5 decreti svuota carceri per risolvere questo problema. Ebbene, io gli ho posto questa domanda: siccome un terzo dei carcerati sono stranieri, quale politica intende fare con i paesi di origine di queste persone, ovvero se intenda fare degli accordi bilaterali in modo tale che gli stranieri che sono detenuti nelle patrie galere possono invece andare a scontare la propria pena nel paese di origine. Anche qui una risposta un po' evasiva, ma detto che in base a un unico accordi, pochi accordi tipo Singapore, queste li intende replicare sugli altri paesi. Ebbene, lo staremo a verificare nei prossimi mesi se quanto annunciato verrà fatto.